Oggi vi vogliamo raccontare una storia incredibile, che ha come protagonista un fotografo italiano che ha fatto una foto a Gesù. Sì, avete capito bene, una foto a Gesù. Come è possibile? Cosa ha visto? Cosa ha provato? Cosa ha fatto dopo? Lo scoprirete ascoltando questa storia sconvolgente, toccante e emozionante. Una storia che vi farà riflettere sulla presenza di Dio nella nostra vita e sulla sua chiamata ad amarlo e a seguirlo. Una storia che vi farà dire, grazie, Gesù. Riccardo è un fotografo professionista che ama viaggiare per il mondo e documentare le diverse culture e tradizioni che incontra. Ha 35 anni, è nato a Milano, ma vive a Roma da quando si è laureato in fotografia. Ha lavorato per diverse riviste e agenzie, ma ora è freelance e si occupa soprattutto di reportage sociali e ambientali. Ha una fidanzata, Chiara, che fa l'insegnante di scuola primaria, ma non ha ancora deciso di sposarla. Ama la sua vita, ma sente che gli manca qualcosa. Riccardo è un credente, ma non molto praticante. Va in chiesa solo a Natale e Pasqua, prega solo quando ha bisogno di qualcosa, non legge mai la Bibbia e non segue i comandamenti. Si considera un cristiano a modo suo, senza troppi vincoli e obblighi. Ha ricevuto il battesimo, la comunione e la cresima, ma solo per tradizione familiare. Non ha mai avuto un'esperienza personale di Dio, né si è mai posto delle domande sul senso della sua fede. Un giorno, decide di visitare la Terra Santa, il luogo dove è nato e morto Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Lo fa per motivi professionali, ma anche per curiosità personale. Ha sempre sognato di conoscere quei luoghi carichi di storia e di spiritualità, dove si sono svolti gli eventi più importanti della religione cristiana. Arrivato in Israele, Riccardo si reca subito a Gerusalemme, la città santa per eccellenza. Qui visita il Santo Sepolcro, il luogo dove Gesù fu sepolto dopo la crocifissione e dove risorse il terzo giorno. Riccardo rimane colpito dalla fede e dalla devozione dei pellegrini che si accalcano intorno alla tomba vuota, ma non prova nessuna emozione particolare. Per lui è solo un monumento storico, come tanti altri. Dopo aver visitato il Santo Sepolcro, Riccardo decide di andare al Monte degli Ulivi, il luogo dove Gesù pregò nell'orto di Getsemani prima di essere arrestato e dove ascese al cielo 40 giorni dopo la resurrezione. Qui Riccardo incontra un vecchio monaco ortodosso che gli offre di accompagnarlo in una grotta segreta, dove si dice che Gesù abbia lasciato un'impronta della sua faccia su una roccia. Riccardo accetta per curiosità e segue il monaco nella grotta. Qui vede una roccia con una macchia scura che ricorda vagamente un volto umano. Il monaco gli spiega che quella è l'immagine di Gesù, impressa miracolosamente sulla pietra quando egli appoggiò la sua fronte sudata durante la sua agonia nel giardino. Riccardo rimane scettico e pensa che sia solo una coincidenza o una suggestione. Decide allora di fare una foto alla roccia con la sua macchina fotografica digitale, per vedere se l'immagine è più chiara sullo schermo. Ma quando guarda lo schermo della sua macchina fotografica, Riccardo resta senza fiato. La foto che ha scattato non mostra la roccia con la macchia scura, ma il volto di Gesù in carne ed ossa, con gli occhi pieni di amore e di compassione che lo fissano direttamente. Riccardo non crede ai suoi occhi e pensa che sia un errore o un trucco. Controlla la sua macchina fotografica, ma non trova nessun difetto o manipolazione. Guarda di nuovo la roccia, ma vede solo la macchia scura. Guarda di nuovo la foto, ma vede solo il volto di Gesù. Riccardo sente allora una voce dolce e potente che gli parla dentro il cuore. Riccardo, figlio mio, ti amo. Non sono morto per te invano.
Voglio che tu mi segui e mi servi con tutto te stesso. Non avere paura, io sono con te sempre. Riccardo si commuove e si commuove profondamente. Capisce che quella foto è un dono speciale di Dio, un segno della sua presenza e della sua misericordia. Capisce che Gesù è vivo e lo chiama a una vita nuova, fatta di fede, di speranza e di carità. Riccardo si inginocchia davanti alla roccia e inizia a pregare con tutto il cuore. Chiede perdono a Gesù per i suoi peccati, lo ringrazia per il suo amore, gli offre la sua vita. Il monaco, che ha assistito alla scena, si avvicina a Riccardo e lo abbraccia. Gli dice che è stato testimone di un miracolo e che Dio ha un piano meraviglioso per lui. Gli dice anche che quella foto è un tesoro prezioso, che deve custodire gelosamente e condividere solo con chi è degno di vederla. Riccardo esce dalla grotta con il monaco, ma è un uomo cambiato. Ha incontrato Gesù faccia a faccia e ha sentito la sua voce nel cuore. Ha scoperto il vero senso della sua vita e la sua vocazione. Da quel giorno, Riccardo diventa un fervente cristiano, che segue il Vangelo e testimonia la sua fede con le parole e con le opere. Diventa anche un fotografo migliore, che usa il suo talento per glorificare Dio e per mostrare la bellezza del suo creato. Riccardo conserva la foto di Gesù nella sua camera da letto, dove la guarda ogni mattina e ogni sera. Ogni volta che la guarda, sente il calore del suo sguardo e la dolcezza della sua voce. E ogni volta che la guarda, dice: «Grazie, Gesù, per avermi scelto. Grazie, Gesù, per avermi salvato. Grazie, Gesù, per avermi amato». Questa è la storia di Riccardo, il fotografo che ha fatto una foto a Gesù. Una storia incredibile, ma vera. Una storia che ci mostra come Dio può intervenire nella nostra vita in modi sorprendenti e inaspettati. Una storia che ci invita a essere aperti alla sua voce e ai suoi segni. Una storia che ci sprona a rispondere al suo amore con tutto il nostro essere. Speriamo che questa storia vi sia piaciuta e vi abbia fatto riflettere. Se volete sostenere il nostro canale, potete lasciare un like, un commento e iscrivervi. Se volete condividere questa storia con i vostri amici e familiari, potete usare il link qui sotto. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata. Che Dio vi benedica.